Benvenuti a questa nuova puntata di Quadrilegge Incontra. L'ospite di oggi è Emanuele Giannelli, che come vedete lo stiamo riprendendo all'interno del suo studio. Ci troviamo a Pietrasanta e per la prima volta stiamo all'interno di uno studio di un artista. Abbiamo scelto di parlare di Giannelli perché è stato uno dei pochi artisti che ha avuto la fortuna, diciamo, di esporre per Quadrilegge 2020 all'interno di Parma Capitale della Cultura. La sua mostra è stata inaugurata alla fine di gennaio nello spazio di Giulio Belletti. Forse voi l'avrete già anche vista la sua mostra. Quindi noi adesso iniziamo a parlare. Buonasera. Con Emanuele Giannelli. Allora, Emanuele, spiegaci brevemente come tu sei approdato alla scultura contemporanea e come sei arrivato a Pietrasanta. Allora, dopo l'iter classico del liceo e dell'accademia a Roma, mi sono trasferito qua a Carrara, vicino a Carrara, a Pietrasanta, appunto dove stiamo adesso, per l'accademia di Carrara. Mm-hmm. Che è l'accademia, diciamo, per quanto riguarda la sezione scultura, la più importante d'Italia, per via del marmo che c'è nelle cave. E all'inizio pensavo che di fare l'accademia e poi ritornare a Roma. Invece qua mi sono trovato benissimo perché tra Carrara, ma specialmente Pietrasanta, è proprio, c'è un'energia sulla scultura che non esiste in nessuna parte. Quindi hai parlato di capitale della scultura. Sì, nella lavorazione è una cosa incredibile, basta pensare che ci sono più fonderie qui a Pietrasanta che a Roma, Milano, Torino messe insieme, laboratori di marmo, resina, laboratori di arenaria, di gesso, e quindi praticamente qui basta farsi venire un'idea. Esatto, ed è il paradiso. È il paradiso per poterla realizzare, esatto. E poi piano piano ci ho messo su anche famiglia e sono, niente, vivo in un posto. Poi Pietrasanta si è anche modificata dagli anni 80 in poi, quando arrivai io, perché adesso è anche diventato un posto molto importante per le gallerie. Quindi c'è anche, specialmente d'estate, una buona energia in questo senso qua, perché arriva il collezionista e quindi le gallerie diventano importanti partecipare. Quindi è veramente un po' la manna dal cielo stare qua per un artista, ma in particolare uno scultore. È molto conveniente. E invece, parlando più che altro di come tu hai deciso di affrontare le tue opere d'arte, come mai hai deciso di utilizzare questo stile? Il perché di queste sculture così futuriste? Non so se sono futuriste, però ho capito il concetto. Diciamo che dopo anni di sperimentazioni ho cercato di indagare un po' sull'essere umano contemporaneo e con una prospettiva, diciamo, nel futuro, ma il futuro prossimo, esatto, diciamo, sì. Non è quello che potrebbe essere. Ci sono tante cose da spiegare. Uno è anche tutto quello che hai portato dentro, no? Mm-hmm. Lo spessore che ognuno di noi ha attraverso libri, film, fumetti, che è un mondo visionario che è stato molto, molto importante per gli artisti della nostra generazione che non avevano internet, quindi il fumetto era molto importante. Film come Blade Runner, come Brasil, e quindi mi sono fatto poi molti viaggi, ho fatto specialmente quando ero giovane, andavo spesso. Hanno contribuito anche alla formazione. Alla formazione culturale, no? Mm-hmm. Quindi la New York tante volte, Berlino, Londra, dove ho vissuto. E poi dopo sono arrivato piano piano a concepire questa scultura figurativa, però è un figurativo, il figurativo è molto pericoloso, perché se te ti fai prendere troppo dalla mano del bello, mm-hmm, diventa manierismo e la cosa non mi interessa. A me fare una scultura bella mi interessa poco. Certo, deve funzionare, mm-hmm, però diciamo che è il concetto.
che conta. Il figurativo è un mezzo per poter raccontare il mio concetto. Esatto. Però è proprio l'indagare verso la società contemporanea. E infatti sono molto evocative della società contemporanea anche, cioè portano molto a riflettere le tue culture. Sì, io credo molto nell'impegno, no? Di tutti quanti noi, non solo gli artisti, però gli artisti in particolar modo, certo, dovrebbero dare quell'input, no? Di poter far ragionare la gente. E la cosa non è scontata, non è facile, però il tentativo appunto ci deve essere, la base anche di poter ragionare anche sull'aspetto politico di un'opera, che non è logicamente né di destra né di sinistra, però ecco l'impegno alla riflessione, alla... poi l'arte bene o male è comunicazione e quindi non andiamo altro che a toccare le corde, certo, del dialogo. Certo. E invece che tipo di materiale utilizzi nelle tue sculture? Allora, i materiali sono tantissimi, sono tutti affascinanti. Quindi ho avuto un periodo che, mancanza di denaro, ho lavorato il gesso, che mi ha dato tantissimo all'inizio quando ero giovanissimo. Poi dopo ho cominciato a fare dei bronzi, delle terracotte, e ora negli ultimi anni ho trovato la resina, che è un materiale molto contemporaneo, molto duttile, molto leggero anche, perché il problema della scultura è il peso. Invece proprio nell'ultimo anno ho fatto degli investimenti su dei bronzi, perché comunque il bronzo è importante. Abbiamo visto alcune sculture anche da Giulio Belletti di bronzo. Sì, so, il bronzo è un materiale incredibile, no? Perché la luce che trasmette un bronzo, anche un marmo, sono superiori, certo, ad altri materiali. E quindi, però è tutto un mondo, ho lavorato anche il legno, molto poco, però tutte le materie, tutti i materiali hanno un fascino, è una storia da raccontare, no? Tu incominci a lavorare, trovi difficoltà, poi piano piano riesci a domare un po' il materiale e lo fai tu. Come avviene il processo di formazione, di realizzazione? Il materiale, almeno per quanto riguarda me, il primo materiale, quello più importante, è la creta. Okay. Che poi dopo andrà un po' a morire, perché o fai una terracotta, cioè cuoci la creta, sì, o se no devi fare un calco, e poi dopo, attraverso il calco, dopo decidi di fare una cera per fare un bronzo, oppure fai una resina, cioè ogni scultura c'ha poi dopo un percorso, c'ha una programmazione, diciamo, certo, del pezzo. Però il materiale iniziale è la creta, che è un materiale eccezionale. Purtroppo è un materiale che o lo cuoci oppure va a spaccare. E quindi la tua creta tu la lavori qui, in questa zona? Qui io lavoro la creta, perché c'è questo ex fienile rimessa a posto da me, ha molta luce e per fare scultura ci vuole molta luce. E poi dopo viene o lo faccio io, se è un pezzo piccolo, se no mi faccio aiutare dagli artigiani, e viene, si va giù e viene fatto quello che viene chiamato il calco. E poi dipende, se la resina, se no, se è un bronzo, ci vuole la fonderia. E qui è appena stata la persona. Esatto, sei solo un imbarazzo della scelta. Esatto. Siamo davanti a una delle sculture che tu hai fatto, intitolata Il Sospeso. Fa parte di una serie di sospesi che tu hai già messo in mostra in una bellissima installazione a Seravezza. Sono delle sculture molto belle. Ci vuoi dire qualcosa sia del materiale che da come sono nate, del perché? Ma è un lavoro che ho fatto in 3-4 anni, forse, non me lo ricordo. Sono 5 sculture, un gruppo scultoreo che io presento quando posso, sempre insieme, perché diciamo una dà la forza all'altra, diciamo. Quindi vanno viste un po' nell'insieme. Qui ce n'è uno che io chiamo il tuffatore,
ma poi in realtà non è un tuffatore perché nessuno si tuffierebbe così. Detto questo, nasce il concetto della sospensione, è un concetto anche molto esistenziale, no? Cioè, il sentirsi sospeso. La gravità della vita, le difficoltà del Molto quotidiano, contemporanea, quindi come ma è situazione. contemporaneo, ma io credo che sia sempre stato così, appunto, no? Però Fortemente adesso che siamo una società molto competitiva, molto isterica, sentirsi sospeso è più facile. E quindi niente. C'è questa forza, la sospensione è data dal filo, dal cavo che tiene queste forme umane. Però sono la figurazione, l'anatomia di queste cinque sculture, sono umani che cercano di reagire a questo stato di sospensione. Quindi c'è una parte negativa e una parte positiva, perché la voglia di comunque reagire con la loro muscolatura, appunto, Sì. di reagire a quello che è il cavo, la sospensione che viene dall'alto. E una di queste sculture è stata anche, ha fatto parte della, Due. due ce n'erano, è vero, da Giulio Belletti, Sì. quindi ce n'era una interna e un'esterna. Esattamente. Come l'hai vissuto tu in qualità di artista? Nel senso, l'hai visto come una perdita di occasioni, quindi perdita magari di organizzazione di mostre, di lavori, oppure l'hai vista come un'occasione per riflettere e creare qualcosa che magari avevi già lasciato in sospeso per tanto tempo? Ma è stata una situazione stranissima. All'inizio devo confessare che sono andato un po' in paranoia perché quando noi non riconosciamo la normalità, ci spiazza, no? Ci mette in difficoltà. E poi sentivo la gravità della situazione, sia sanitaria che economica, e quindi senti proprio che la zona comfort era messa Certo. in difficoltà, andava in difficoltà, e la zona comfort è quella cosa, quel piccolo o medio o grande benessere che tutti quanti noi ricerchiamo tutti i giorni, che coltiviamo, che difendiamo. Poi però a un certo punto gli esseri umani si abituano a tutti, siamo animali straordinari, e allora ho cominciato a pensare che forse poteva essere, come hai detto te, un'occasione, ma anche un dono, no? Poter ripensare, Esatto. poter rivedere un po' quello che è la struttura quotidiana della nostra società, cioè questo correre, questa frenesia che noi ci viviamo dentro, forse non ne abbiamo poi così bisogno, perché alla fine siamo stati bene lo stesso. E invece parlando proprio creativamente, cioè a livello creativo, pensi che questo periodo di stallo ti abbia lasciato qualcosa, Ma magari anche per il ho futuro? finito tutto il materiale, ho cominciato alla prima settimana, ho fatto giardinaggio, poi dopo ho detto basta così, allora mi mancava la scultura, ho ripreso a fare scultura, però non potevo uscire a comprare materiale. Ho trovato un mio amico, non lo posso dire però, che mi ha passato un po' di cera e sono Insomma. messo a lavorare la cera, che era da anni che non facevo, e ho trovato poi all'inizio un po' di difficoltà, ma poi mi sono divertito molto. E poi quando è finita la cera è finito casino, Divertimento, esatto. lockdown. Allora, noi salutiamo Emanuele Giannelli e lo ringraziamo tantissimo per l'ospitalità e per tutto quello che ci ha spiegato riguardo la sua arte e il suo modo di realizzare le opere. E speriamo di rivederci presto a Parma e vi salutiamo. Io
volevo ringraziare anche voi che siete venuti a Parma, però volevo ringraziare Quadrilegio che mi ha dato la possibilità non solo di incontrarvi e fare questa intervista, ma di aver fatto l'occasione di venire a Parma, che è una città, non l'ho detto io, non è da Celia, ma è una città più bella e deliziosa. Ci abbiamo un grazie.